Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio decorare questo uovo di polistirolo. Per la decorazione utilizzerò questa carta di riso stamperia, quindi andrò a ritagliare qualche particolare da incollare. Ma prima di fare questo vado a colorare con dell'acrilico bianco tutto l'uovo. L'unica accortezza che ho utilizzato e che vi suggerisco: prima di colorare l'uovo ho utilizzato della carta vetro passata delicatamente sull'uovo per togliere tutte le varie imperfezioni che ci sono sul polistirolo, perché comunque poi una volta pitturato vengono messe ancora più in risalto. Quindi se date una passata veloce veloce e molto leggera con della carta vetro renderete l'uovo più liscio. Adesso vado a colorare con l'acrilico bianco. Punto questo sotto l'uovo, così mi permette di tenerlo in mano in maniera più maneggevole. Una volta passato l'acrilico bianco su tutto l'uovo, facciamo asciugare. Nel frattempo che l'acrilico bianco che ho dato sull'uovo di polistirolo asciughi bene, vado a tagliare i particolari della carta di riso di stamperia che voglio incollare sull'uovo. Allora, diciamo che prenderei delle parti non troppo grandi, potrebbe essere una questa. Utilizzo il pennellino con l'acqua per delineare la parte che voglio tagliare. Così evito di rischiare di strappare in maniera sbagliata non il tovagliolo, ma la carta di riso. Così. Se voi passate l'acqua, vedrete che diventa proprio più semplice strappare la carta di riso senza andare a rovinare il disegno, perché praticamente il taglio si farà quasi in automatico nel punto dove avete bagnato la carta. Quindi direi che questa va bene come grandezza di bouquet, perché l'uovo non è tanto grande, quindi non voglio riempirlo troppo con il disegno. Togliamo sempre via anche il bordino tagliato di netto, perché altrimenti rischiamo che si veda. Questo è il nostro uovo, sì, direi che la grandezza giusta è questa. Quindi tagliamone anche un altro se c'è di questa grandezza, che potrebbe essere questo. Quindi in questo modo poi lo uniremo con le foglie e le roselline singole che ho recuperato. Però praticamente voglio creare un pochino proprio l'effetto dell'uovo. Quindi cosa voglio fare? Voglio mettere della pasta craquelée sulle due punte in modo da dare la sensazione di l'effetto, diciamo, di un uovo rotto. Quindi pasta craquelée, spatola e vado a mettere la mia pasta sull'uovo, andando a creare, diciamo, delle piccole sfaccettature, come se l'uovo fosse rotto, diciamo così, in questo modo. Possiamo fare qualche parte un po' più spigolosa, qualche parte meno. Ecco, magari evitiamo di farlo troppo regolare, per esempio, ecco qui scendiamo un po' di più così. E anche qui magari facciamo una punta un pochino più lunga, ecco, così. E lo stesso vado a fare sotto, quindi faccio tutto intorno il giro con la pasta, creando sempre queste discrepanze, così. Sì, direi che l'effetto potrebbe essere carino così. Boh, non aggiungo più pasta craquelée e lascio asciugare perfettamente.
Mentre la pasta craquelée continua ad asciugare, vado ad incollare i miei particolari. Ecco, devo fare solo attenzione a non toccarla perché non è ancora asciutta, ma chiamano qui, così. Ricordatevi sempre di mettere la colla dal centro verso l'esterno per evitare di fare pieghe. E nel caso in cui doveste fare delle pieghe, come ho già detto in altri video, vi bagnate le dita. Premete, bagnatevi bene le dita con la colla perché altrimenti rischiate di strappare la carta o il tovagliolo, quello che usate. Così. Mi raccomando, incollare bene il tovagliolo perché altrimenti è un disastro. Così. Ok. Quindi queste sono tutte le decorazioni sull'uovo. Eventualmente qui potrei aggiungere ancora due foglioline, anzi, le strappo dalla carta di riso e le vado ad incollare. Sia le decorazioni che la pasta craquelée sono perfettamente asciutte. Quindi adesso posso andare a colorare. Per fare ciò ho deciso di utilizzare questi due colori, Allegro di Stamperia, Pannocchia, che è molto simile, vedete, al giallo che c'è all'interno della carta di riso, e questo marrone scuro che si chiama Bruno. Comincerei con il decorare la pasta craquelée, che magari ci mette un pochino più di tempo poi ad asciugare. Quindi vado a creare un colore molto, molto annacquato di questo giallo, in modo da permettergli di entrare all'interno delle crepe della pasta. Quindi bagno il pennello e vado a prendere questo colore qui, ma molto molto diluito, così. E lo vado a passare sulla mia pasta, in modo che entri bene nelle fessure che si sono create, così. E vado a colorarla tutta, sia la parte superiore che la parte inferiore. Adesso vado ad aggiungere appena appena un po' di marrone, giusto per scurire un pochino, ma proprio una puntina. Vado a prendere un po' di marrone e vado a mischiarlo così col mio giallino, acqua, ecco, in modo proprio da creare questo colore leggermente più scuro, in modo da andare ad accentuare dove ci sono gli spessori della pasta craquelée, in questo modo qui. Per dare l'effetto un pochino più naturale, per non tenere un colore troppo uniforme da entrambe le parti, chiaramente, così. Adesso facciamo delle sfumature intorno alla carta di riso che ho attaccato sull'uovo per far uscire un pochino di più il disegno. Quindi vado a prendere. Userò questo attrezzo, questo pennellino fatto così, e è un pennello classico. Allora, vado a mettere un po' di colore nella parte da che voglio sfumare, tipo così, e poi col mio pennellino vado a creare delle sfumature che vanno poi a morire nel. Questo modo. Finito con le sfumature, questo è il risultato. Abbiamo colorato un pochino intorno ai nostri fiori, alle nostre foglie. Questo serve anche per far uscire un pochino più il disegno dallo sfondo.
Adesso possiamo andare a fare con il pennello a scalpello e il marrone scuro le ombre intorno alla pasta craquelée, in modo di dare proprio l'effetto di questa parte crepata che rimane molto più in rilievo rispetto all'uovo. Lo facciamo col bruno, quindi col marrone scuro, e con il pennello a scalpello, quello obliquo, esattamente questo qui. Il pennello che viene utilizzato per fare le ombre. Finito con le ombre, vado a passare una vernice lucida, direi, così l'effetto rimane più luminoso su tutto l'uovo. Verniciato e perfettamente asciutto, decisamente più bello con questo effetto lucido. Adesso però voglio decorarlo un pochino per non lasciarlo così. Vorrei mettere un tipo del pizzettino qui sulla punta, tanto essendo di polistirolo posso tranquillamente fermare il tutto con uno spillo. Quindi prendo questo pezzettino di pizzo, lo vado a colorare con un pochino di azzurro. Che è questo azzurro, prendo il blu avio perché qua c'è del lilla, ma sembra anche un pochino azzurro per colorare leggermente, ma proprio leggermente il pizzo, solo in alcune parti. Quindi metto proprio una punta di colore, poi vado a bagnare con dell'acqua, così. Ok, e adesso vado a sporcare in alcuni punti, non dappertutto, solo in alcuni punti il mio pizzo, in modo che abbia un pochino il colore dell'uovo. Così. Vedete che non è più perfettamente bianco, ma in alcuni punti ha preso il colore del mio uovo, ma solo leggermente, senza esagerare. E adesso vado ad asciugare. Allora, adesso col pizzo vado a creare un, diciamo, fiocchettino da puntare qui sulla cima dell'uovo. Allora, facciamolo così. Tanto col fatto che l'uovo è di polistirolo possiamo puntarlo poi con lo spillo, per cui non è un problema. Facciamo una cosa così, una specie di fiocchetto. Lo facciamo doppio. Così rimane un pochino più ricco in questo modo qua. Ecco. Così. In modo da riempire tutta la punta. E adesso con uno spillo, tanto questo, come dicevo, appunto, essendo di polistirolo, lo possiamo tranquillamente bucare, vado a fermare il tutto, così. Questo è uno spillo con la punta di perlina. Vedete che rimane. Poi possiamo girare dalla parte che più ci piace il nostro fiocco. Andiamo a tagliare la parte in esubero perché di qua è troppo lunga. Taglierei così. Ok. E taglierei tipo così. Perfetto. E questo è il mio ovetto finito. L'idea, per esempio,
Avete visto che sono semplicissimi da realizzare, ci va veramente pochissimo. E se ne possono fare per esempio tre tutti uguali oppure con la stessa carta, ma magari decorati in maniera leggermente diversi, e si possono mettere dentro un contenitore un po' carino e si può creare un centro tavola per il giorno di Pasqua, per esempio. Oppure, vabbè, nel periodo di Pasqua gli ovetti sono sempre belli per decorare la casa, da mettere un po' dappertutto. Anche il video di oggi è terminato. Se avete dubbi o domande, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. Oppure, se avete piacere, lasciate semplicemente un like o un commento, così saprò se anche questo video è stato di vostro gradimento. E se non l'avete ancora fatto, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, come al solito, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!